Questa è una iniziativa europea che si svolge già da molti anni e l'Italia è sempre stata in prima fila in questo tipo di iniziative. In molte città italiane, infatti, si è molto attivi, le locali università e centri di ricerca, e l'Aquila quest'anno non fa eccezione con una serie di manifestazioni che speriamo interessino, anzi, devo dire siamo sicuri, hanno interessato, vista la risposta, alla cittadinanza tutta. Lo scopo naturalmente è quello di avvicinare alla ricerca, ai temi della ricerca e anche alla passione che hanno i ricercatori, interessare il grande pubblico, specialmente i giovani naturalmente. Infatti, diciamo, è in particolare a loro che si rivolge questa notte dei ricercatori per cercare di stimolarli, di affascinarli, di attrarli, di fargli scattare, diciamo così, quella molla, quell'interesse che poi li porti a ulteriori letture, a ulteriori studi, a far nascere veramente un interesse che poi può sfociare in una scelta opportuna per la loro carriera universitaria, per esempio. Quest'anno all'Aquila questa iniziativa è svolta dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dal Gran Sasso Science Institute e dall'Università dell'Aquila. È molto bello che queste tre istituzioni si siano messe insieme per questo scopo. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che gestisce il Laboratorio del Gran Sasso e il Gran Sasso Science Institute, è sempre stato, specie negli ultimi anni, devo dire sempre più attento a queste iniziative di comunicazione, di divulgazione, di formazione per i giovani. E quindi, diciamo, non fa sorpresa che all'Aquila i laboratori, appunto, e GSSI abbiano svolto questa funzione trainante. In particolare, Gran Sasso Science Institute è una nuova scuola di dottorato internazionale, un centro di studi avanzati presente in città, cioè è nel centro storico, e è riuscita in questo primo anno di attività ad attrarre 40 allievi bravissimi in fisica, matematica, computer science e studi urbani. Altri 40 ne sta per selezionare per il secondo anno su una base di 800 domande, quindi diciamo si è riusciti effettivamente a fare in modo di mettere l'Aquila sulla mappa delle istituzioni, delle città che hanno un'istituzione di ricerca di questo livello dottorale. E questo ovviamente, no, ci fa molto piacere.